Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della stazione saldante della Parkside, che ho acquistato anch'essa non tanto tempo fa, forse un annetto fa, per la modica cifra di 9,99€, anche questa con 3 anni di garanzia, come tutti i prodotti Parkside. È da 48 watt e devo ritenermi abbastanza soddisfatto, ve lo dico subito. Perché la stazione saldante, anche se ho sentito su internet che qualcuno ha dato problemi perché si è rotta la resistenza, a me personalmente non è successo. Dopo ovviamente si sa che ci sono dei prodotti che nascono un po' meglio e prodotti che nascono un po' peggio. Però posso dire che per quanto l'ho potuta usare io non mi ha dato nessun problema. L'unico problema che ho riscontrato abbastanza serio è la qualità delle punte. Purtroppo devo dire che le punte fanno abbastanza pena. Infatti dovrò al più presto recuperare qualche cosa di un po' più decente, perché purtroppo queste incominciano ad essere decisamente inutilizzabili. Sono di un materiale molto debole, non mi hanno dato per niente soddisfazione, perché ho notato proprio che fin da subito si scioglievano più loro che neanche lo stagno che utilizzavo. Quindi è una stazione saldante, c'è ovviamente la sua spugnetta da inumidire per pulire la punta del saldatore, interruttore, regolatore con 5 numerini di gradazione, e incluso nella confezione ci sono due rocchettini di piombino per l'elettronica, qui c'è scritto. Uno è da 1 mm e l'altro da 1,5 mm, ed ognuno sono 10 grammi. Quindi possiamo dire che almeno la base per saldare allo stagno con 10 euro si può portare a casa. Dopo ovviamente sarebbe meglio integrare, diciamo, qualcosina con magari con dello stagno un po' più di qualità e con quantomeno delle punte un pochino più resistenti. Però per 10 euro posso dire che secondo me ne vale la pena acquistarla. Infatti quando vedo che ci sono queste promozioni, diciamo, i prodotti Parkside vanno letteralmente a ruba. Quando arrivano nel giro di mezza giornata gli scaffali sono totalmente vuoti. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e condividetelo. Io vi ringrazio per la visione e vi chiedo di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui prossimi video.